Disegniamo le proiezioni ortogonali di un parallelepipedo appoggiato al piano orizzontale ma inclinato rispetto agli altri piani. Per lo svolgimento dell'esercizio facciamo riferimento a un parallelepipedo la cui base misura 5 cm x 10 cm e la cui altezza è pari a 9 cm. Assumiamo infine che la base sia ruotata di 30 gradi rispetto alla linea di terra con il piano verticale. Dividiamo il foglio da disegno in quattro parti uguali, servendoci dei tratti guida riportati sulla squadratura dei fogli, e nominiamo i quadranti così determinati con i nomi dei piani di proiezione. Piano orizzontale PO. Piano verticale PV. Piano laterale PL. Indichiamo la linea di terra LT. Concentriamoci sul piano orizzontale. Se immaginiamo di osservare il parallelepipedo dall'alto con uno sguardo perpendicolare al piano orizzontale, quello che vedremo sarà la sua base superiore, che ci apparirà come un rettangolo di dimensioni 5 cm x 10 cm ruotato di 30 gradi rispetto alla linea di terra formata con il piano verticale. Iniziamo allora l'esercizio tracciando una semiretta R di costruzione, inclinata di 30 gradi rispetto alla linea di terra, che ci servirà come guida. Per farlo, usiamo in maniera appropriata le squadre. Su questa direttrice segniamo la misura del lato maggiore di base del parallelepipedo, 10 cm. Per i punti così individuati, avvalendoci dell'uso combinato delle squadre, tracciamo i segmenti ortogonali a R per rappresentare la base superiore del parallelepipedo. Riportiamo la misura del secondo lato di base, 5 cm, su un tratto appena definito e completiamo la rappresentazione della proiezione sul piano orizzontale. Lavorando con le squadre accoppiate, non è necessario riportare la lunghezza su entrambi i tratti, ma è sufficiente individuarla su uno e raccordare la figura con segmenti paralleli. Spostiamoci sul piano verticale. A partire dalla linea di terra, misuriamo l'altezza del parallelepipedo, 9 cm. Possiamo riportare la lunghezza utilizzando le squadre oppure il compasso. Con le squadre tracciamo la linea di proiezione orizzontale che passa per questo punto e attraversa il piano verticale e quello laterale, permettendoci di definire l'altezza del parallelepipedo nei due quadranti. Se osserviamo il solido frontalmente, ci rendiamo conto che non tutti i suoi spigoli risultano visibili all'osservatore. Eleviamo allora, dapprima verso il piano verticale, le linee di proiezione di quei punti in pianta che rappresentano gli spigoli del parallelepipedo in vista. Lo spigolo nascosto dalle facce che vediamo in primo piano lo tracciamo invece, per convenzione grafica, con una linea tratteggiata. Trasportiamo con tratto leggero la sua proiezione fino alla linea di terra. Quindi continuiamo con una linea a tratti fino a raggiungere il segmento che rappresenta in vista la base superiore del parallelepipedo. In maniera analoga, trasportiamo dal piano orizzontale i punti che ci servono per definire la vista laterale.
anche in questo caso non tutti gli spigoli sono in vista. Ripassiamo i contorni per rendere evidenti le proiezioni del parallelepipedo sui tre piani e completare così l'esercizio.